Anche a Pesaro questa mattina il colonnello Gianluigi Cirtoli, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ha presentato l'ormai tradizionale calendario storico e l'agenda storica. Per l'edizione 2024, grande attenzione alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività, una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici per il nostro paese a quelli della vita quotidiana come la recente alluvione in Romagna. Quest'anno il calendario, che è stato nella parte scritta di, prodotta da Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera, e nella parte grafica dello studio di design Pininfarina, il fil rouge, appunto la nostra banda rossa, caratteristica delle nostre divise, per la parte grafica, per la parte storica rappresentativa, anche degli episodi che vengono raccontati da Gramellini, in parte basati su storie vere, ma logicamente romanzati, un pochettino modificati, per renderle anche un pochettino più accattivanti, e la vicinanza ai carabinieri alla comunità, quindi i carabinieri nella comunità. E la stessa cosa viene ripresa anche nel calendarietto piccolino, dove appunto vengono ripresi le nostre attività di pattuglia normali con i nostri mezzi, i nostri militari in pattuglia nei piccoli borghi premiati da quello che sono i vari i borghi più belli d'Italia. Il notevole interesse da parte del cittadino verso il calendario storico dell'Arma, giunto oggi a oltre 1 milione di tirature, pubblicato anche in 8 lingue, è indice dell'affetto e della vicinanza di cui gode la benemerita. Sì, che alla 91esima edizione è stata soltanto una breve interruzione nei primi anni del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, poi ininterrottamente viene prodotto ogni anno in più di 1 milione di copie e viene anche tradotto in diverse lingue, in più di 8 lingue. Viene ricercata dai collezionisti e anche fa bella sfoggia di sé negli studi, negli uffici, anche nei bar. Si vede sempre in giro ogni persona che lo riceve ha l'interesse di mettere l'ultimo anno, l'ultima edizione, sempre in bella mostra.